Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale, vale paro. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale, vale paro. Federico Gnari. Chiama gli altri. Non sono mica io il festeggiato. Non sono a mangiare stasera. Non sono io il festeggiato. Devo assaggiare le nostre salame. Dove sono i sindaci, vice sindaci? Se questo è l'inceneritore di Parma, come commento? Prova, uno. Allora, stiamo per iniziare, quindi chiamiamo qui i nostri sindaci 5 Stelle che sono presenti e sono in giro. Allora fammi dare la notizia. E sono in giro, ecco. E Beppe nel frattempo ci fa una notizia perché farà piacere a tutti. L'inceneritore di Parma è stato bloccato e sequestrato preventivamente dalla procura e quindi gli abbiamo rotto il giochino. E questo è l'inizio. Vediamo poi cosa succede, grazie. Io non sono qua come protagonista della festa, sono venuto a salutare i sindaci, i vice sindaci, loro, il movimento, è già un po' che non ci vedevamo, quindi è un'occasione per stare tutti insieme, quindi preferirei che diventasse la loro festa e visto i mezzi di informazione che ci sono, prevedo già che diventerà qualche altra cosa, ma noi faremo la finta lo stesso che sia la festa degli eletti, dei sindaci e dei vice sindaci che sono straordinari, tutti i ragazzi giovani fanno un lavoro meraviglioso e poi andiamo avanti, siamo i nuovi fascisti della storia, quindi io vi ringrazio, sono andato di là, ho mangiato un panino con la salamina, insomma, erano molto più gustosi quelli del vecchio Festival dell'Unità, comunque ci stiamo adeguando. Grazie a tutti, io sto qua, aspetto loro, verranno a dirvi qualcosa loro, vi saluto, poi ci sentiamo dopo, ciao. Okay. Allora, invitiamo Roberto, Federico, ecco, fateli venire tutti nella zona tavolo. Ora qua siamo collegati con l'unità di Parigi, di Londra. How are you, fine? Yes? Porta cosa vuol dire porta in inglese? È sicuro che sia Londra? Allora, Parigi? Anche Parigi? Vous êtes à Paris, Paris? Porta di nuovo, ma io non lo so che... Sì, ci sono. E chiama i ragazzi però. Sono già lì. Allora, Matteo. Buonasera. Pizza. Come la pizza? Ah, ma ci mettono là i sindaci, ma ci devo mettere là i sindaci, ragazzi. Grazie. Sì. Allora. Come commenti la notizia? Vito, dici cosa? Devi andare là, sennò non sposta la cosa da vedere. Sposta, diciamo, comincia a ragionare in un altro modo, comincia a entrare in un altro secolo che non sia l'incenerimento di qualsiasi cosa e rovinare questi giochini che servono, oltre ad andare contro la salute delle persone, sono ormai giochini per spartirsi milioni e milioni di euro. Tutte queste multi-utility, queste... che si spacciano per multi utility e si spacciano per fare gli interessi comunali, poi hanno dei 3 miliardi e mezzo di deficit con soldi sovvenzionati, quindi è completamente assurda questa cosa. Qui si volevano bruciare a Parma dei rifiuti a 168 euro a tonnellata, quando Brescia brucia a 90, portarli in Olanda costa 110, quindi avevano già preventivato di bruciare a quel costo lì per 20 anni tutti i rifiuti. Poi Project Financing. Il project finance significano che i comuni garantiscono un tot di rifiuti da bruciare, se non arrivano a quel tot di rifiuti alzano la tassa sulla spazzatura, siamo sempre noi a pagare. Quindi inizia col movimento una nuova fase di mettere delle persone per bene nei posti in cui devono essere le persone per bene. Quindi è solo questo, la nostra rivoluzione è questa, non è sostituire una classe politica ma è cominciare ad avere un pensiero nuovo. Perché l'incenerimento fa parte di un pensiero della crescita, del PIL, del consumare, produrre cose assolutamente inutili da bruciare per fare energia di cui non abbiamo bisogno.
dobbiamo immaginarci un mondo diverso, completamente diverso, che non sia del PIL, la crescita e il debito. Analizzeremo tutte queste cose, se entreremo in Parlamento, metteremo dentro la Costituzione dei mezzi per cui i cittadini avranno veramente degli strumenti per far valere la loro voce, che sono i referendum propositivi senza quorum, l'obbligo del Parlamento di discutere le leggi popolari, che non c'è, ancorare la legge elettorale alla Costituzione, quindi il voto di preferenza ancorato, non che qualsiasi partito in vista delle elezioni si fa la sua legge proporzionale o alla lituana o da altre cose. Quindi sta cambiando qualche cosa, si vede, si comincia a sentire, però non pensate che di lasciarci da soli, ogni cittadino deve attivarsi, ogni cittadino deve diventare uno del movimento, quindi guardare, fare i guardoni della politica non funziona più. Sarà durissima, per l'amor di Dio, non c'è niente di semplice, sbaglieremo, ci saranno degli scilipotti anche da noi, l'animo umano non lo cambiamo, questo paese è un paese fallito, quindi, ma se il sacrificio sarà da fare, lo faremo tutti insieme nello stesso momento, no? Non rimarrà indietro nessuno, cominceremo a riconvertire le imprese, a ripensare cosa produrre e cosa non produrre, che cos'è una banca, che cos'è la finanza, che cos'è il debito e chi ha fatto il debito. Il debito è immorale, questo debito è immorale, non l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto schiere di ladri e di delinquenti che dovranno ripagarlo loro il debito. C'è una notizia molto bella, non siamo l'Ecuador per l'amor di Dio, ma attraverso Assange che adesso è lì, è esule dentro è rifugiato dentro l'ambasciata dell'Ecuador, l'Ecuador ha fatto una cosa meravigliosa di cui noi non sappiamo nulla. L'Ecuador, il presidente Correa, 45 anni, laureato ad Harvard, non un peones o un laureato ad Harvard, si è alzato in Parlamento e ha detto il debito non lo paghiamo perché è immorale, e il Fondo Monetario l'ha citati, ha chiesto i danni, lui è andato avanti, e allora gli hanno fatto un blocco perché lui non paga il debito perché è immorale, perché l'hanno fatto persone di cui lui si vergognava, quindi non l'ha pagato, gli hanno fatto l'imbarco, benissimo. Hanno fatto l'imbarco il giorno dopo, però cos'è successo? Che il Sud America si è coalizzato a favore di Corea, a favore dell'Ecuador. E quindi il Brasile dà frutta, verdura, grano e cereali per 10 anni gratis. Il Venezuela dà il petrolio e il gas per 10 anni gratis. La Bolivia dà 5 miliardi in contanti senza interessi per 10 anni. E l'Argentina dà la carne di prima scelta per 10 anni al popolo ecuadoreno. Ecco cosa sta succedendo. Sta succedendo che l'Europa sta fallendo miseramente e ha questo ancora concetto di imperialismo degli anni dell'Ottocento. E allora avendo queste formule, questi trattati che ha tirato fuori Wikileaks in mano ce l'ha adesso Assange, e si vede la registrazione delle telefonate, non come le nostre, lì è venuto fuori cosa dicevano gli europei contro il Sud America, di andare a prendersi là l'energia, di affossare i governi, ci sono tutte le televisioni, le registrazioni registrate e si vedono. Noi non sappiamo nulla, non sappiamo per esempio che la presidente dell'Argentina, Kirchner, è andata adesso, qualche mese fa, davanti a Manhattan, davanti al Fondo Monetario, con un assegno grosso, un metro per due, con scritto 12 miliardi di euro, e gliel'ha dati 16 mesi prima, gliel'ha messi lì 16 mesi prima dicendo noi vi paghiamo il debito, abbiamo sofferto 10 anni, non abbiamo svenduto il nostro paese, non abbiamo svenduto né la moneta, non abbiamo svenduto i nostri prodotti, non abbiamo svenduto il nostro petrolio, non abbiamo svenduto le nostre scuole e la nostra sanità, abbiamo invece investito, al contrario. Abbiamo investito in innovazioni, abbiamo investito nell'istruzione, nella cultura e siamo fuori dal debito, ve lo paghiamo 16 mesi prima e abbiamo dimostrato che l'Argentina è solvibile. E adesso molte persone vanno a investire in Argentina, che fino a qualche anno fa era col culo per terra, 115 miliardi di debito. Hanno sofferto 10 anni e non si sono fatti strangolare dal debito, l'hanno pagato un anno prima. Tutte queste cose da noi non arrivano. Non è arrivata una notizia di queste cose. Allora il debito ci si può ragionare sopra, ma solo se uscire o non uscire dall'euro non è un compito mio o vostro o nostro, è un compito che noi dobbiamo dare degli strumenti agli italiani per decidere se stare, se non stare. Un piano B lo voglio vedere, un piano B per i miei figli e per i miei nipoti.
e allora poi andremo con un referendum a decidere se stare in Europa o non starci, se stare nell'euro o non stare nell'euro. Lo deciderà un referendum popolare e il popolo italiano ha bisogno di questi strumenti. Italiani! Bene, adesso, dopo l'introduzione di Beppe, Roberto, Sandro. Allora, iniziamo il nostro incontro. Accomodatevi, qua c'è Roberto Castiglione, il nostro primo sindaco. Allora signore, abbiamo Pizzarotti di Parma, sta lavorando benissimo. No, gliel'hanno menato che era lungo a fare la giunta, perché non ha messo dentro i suoi parenti, non ha messo dentro gente di partito, ci ha messo un po' di più, poi l'ha fatta. Glielo stanno menando che ha fatto due fotografie su un giornale, glielo menano che è un po' lunghetto nei tempi, ma è entrato dentro un comune che invece di 600 milioni di euro ce n'ha quasi 1 miliardo di euro, è entrato in un comune pieno di debiti e fa quello che può e sta facendo benissimo. Io non lo sento, lo vedo per la prima volta, l'ho conosciuto a Parma, lo vedo adesso, ci siamo sentiti due volte per le congratulazioni e sta lavorando benissimo. E i giornali glielo mandano per una foto qua elenco, i giornali non vanno a vedere chi ha fatto il debito di 1,1 miliardi in una delle città più ricche d'Italia, non vanno a vedere. E allora grazie a lui, al lavoro dei ragazzi del movimento, l'inceneritore di Parma è stato bloccato oggi pomeriggio dalla procura di Parma, è stato bloccato con sequestro preventivo e stiamo evitando in questo momento dei tumori che magari potrebbero esserci se sarà attivato tra 20 anni. Non è solo una questione poi economica, è anche una questione di salute. A Parma fare un inceneritore bisogna essere pazzi, nella food valley del mondo. Qui ci stiamo svendendo tutto, ma adesso loro sono lì, sono a vostra disposizione, guardate le facce, avete mai visto dei politici con quelle facce lì? Eccolo, io non so quanto resisteranno, ma se cominciano così non ce n'è più per nessuno. Grazie ragazzi, siete l'orgoglio del movimento, bravo.